Benvenuto, il mio nome è Davide Berti e sono un consulente finanziario. Buyback azionari. Cosa sono e come hanno influenzato i mercati negli ultimi mesi? I primi 2 mesi del 2023 hanno fatto registrare una decisa crescita dell'azionario europeo, asset class che tra gennaio e febbraio ha sovraperformato l'azionario statunitense. Se l'obbligazionario globale tra gennaio e febbraio ha avuto un rendimento pressoché nullo, con una forte crescita nel mese di gennaio seguito da una decrescita a febbraio, lo stesso non si può dire dell'azionario europeo, con i principali indici azionari del vecchio continente che hanno fatto registrare in media performance importanti. In questo grafico puoi vedere come hanno performato l'indice Eurostoxx 50, linea blu, che è l'indice azionario delle principali 50 aziende dell'Eurozona, e l'indice S&P 500, linea arancione, che è l'indice azionario delle principali 500 aziende statunitensi. Come evidenzia il grafico, lo Stoxx 50 ha sovraperformato l'S&P 500 nei primi 2 mesi del 2023, facendo registrare un rendimento di poco superiore al 12%, più di 8 punti percentuali rispetto al rendimento fatto registrare dall'indice americano. Tale sovraperformance dell'azionario europeo rispetto all'azionario americano è dovuta principalmente alla differente composizione dei due indici, con le banche che hanno una quota preponderante nel primo e le aziende tech che invece hanno una quota preponderante nel secondo. La crescita delle quotazioni del settore bancario è stata in parte alimentata dal fenomeno del buyback azionario, elemento che ha contribuito alla crescita dell'azionario globale ed in particolar modo del comparto bancario. Il buyback azionario è il riacquisto di azioni proprie messe in atto da un'azienda quotata. L'acquisto deve essere autorizzato dall'assemblea dei soci e deve riguardare azioni già presenti sul mercato per essere classificato come buyback. Le aziende quotate riacquistano azioni proprie per differenti motivi. Tra i principali rientrano per sostenere la quotazione del titolo, ostacolare l'ingresso di soci non graditi nel capitale sociale e per disporre di azioni da scambiare con altre compagini sociali in caso di fusione con altre società. Il motivo principale per cui le aziende quotate riacquistano azioni proprie è per sostenere le quotazioni del titolo. Riacquistando le proprie azioni, le aziende vanno a sostenere la domanda per le stesse, portando il prezzo del titolo a rialzo. Da questo punto di vista, i buyback azionari sono una forma di remunerazione per gli azionisti in aggiunta o in sostituzione al dividendo. Il dividendo è una quota di utile distribuito dall'azienda agli azionisti per remunerare il capitale investito. Rispetto al dividendo, il buyback azionario è invece una soluzione fiscalmente più efficiente per la remunerazione degli azionisti. Il motivo? Perché il dividendo viene tassato al 26% in caso di azienda italiana, con la tassazione che aumenta se il dividendo è percepito da un'azienda estera e con la cosiddetta doppia tassazione. Un ulteriore elemento di svantaggio del dividendo come forma di remunerazione rispetto al buyback è il fatto che il flusso percepito per mezzo del dividendo rientra nei redditi da capitale e pertanto non è compensabile con eventuali minusvalenze pregresse, cosa che invece è fattibile con un buyback che fa semplicemente rialzare il prezzo del titolo. D'altra parte, il buyback azionario sostiene la quotazione del titolo, con il risultato di avere un beneficio per l'azionista in termini di salita del prezzo della sua partecipazione nella società. L'azionista, fin tanto che non andrà a vendere la partecipazione, non pagherà alcuna imposta e, posticipando a data da destinarsi il pagamento delle imposte sull'eventuale capital gain maturato, avrà ovviamente un vantaggio. Perché l'azionario europeo ha beneficiato maggiormente dei buybacks? L'azionario europeo ha beneficiato maggiormente dei buybacks azionari nei primi 2 mesi del 2023 per via della sua forte esposizione al settore bancario e anche per via del contesto di alta inflazione. Un'alta inflazione implica cash flow più elevati per le aziende. I cash flow delle banche sono stati favoriti dall'innalzamento dei tassi di interesse messi in atto dalle banche centrali per rallentare la crescita dell'inflazione, innalzamento che ha contribuito all'aumento del margine di interesse degli istituti bancari. In questo grafico puoi vedere la spinta che i buybacks hanno dato alle quotazioni dell'azionario europeo. In particolare, la linea bianca rappresenta l'andamento del Solactive European Buybacks Index, ovvero l'indice che comprende azioni di aziende che hanno annunciato buybacks negli ultimi 2 mesi. Tale indice, come mostra il grafico, ha sovraperformato lo Stoxx 600, ovvero l'indice che rappresenta l'andamento delle principali 600 aziende europee. Per quanto concerne i primi 2 mesi del 2023, i benefici per gli investitori che avevano una parte del proprio portafoglio allocata nell'azionario europeo sono stati tangibili e significativi dopo un 2022 di decrescita. I buybacks sono stati inoltre le principali fonti di liquidità per il mercato azionario nei primi mesi del 2023, e ciò
ciò viene mostrato dal seguente grafico. Puoi notare quelli che sono stati i principali acquirenti di azioni tra inizio gennaio e i primi giorni di febbraio 2023. Come mostra il grafico, le aziende, per mezzo dei buybacks, sono state la principale fonte di liquidità al mercato, con gli investitori istituzionali e di retail che si sono mossi invece in direzione opposta, disinvestendo. Capire come sono posizionate le aziende in termini di buybacks azionari è fondamentale al fine di comprendere se ci sia o meno un sostegno alla crescita delle quotazioni dell'azionario. Tendenzialmente, ogni volta che un'azienda annuncia un riacquisto di azioni proprie, il prezzo azionario sale, sfruttando la notizia positiva per il corso del titolo. L'attuale contesto macroeconomico, contraddistinto da una politica monetaria restrittiva messa in atto dalle banche centrali, ha drenato molta liquidità dal mercato azionario. Tale drenaggio di liquidità è stato in parte compensato dalla liquidità immessa dalle aziende che hanno riacquistato azioni proprie, sostenendo il prezzo del proprio titolo. Comprendere il posizionamento delle aziende rispetto alle azioni proprie è quindi fondamentale dal momento che tale posizionamento, in contesti di politica monetaria normalizzata, può contribuire a smuovere notevolmente il prezzo del titolo. Se ci fossero dubbi circa questo argomento, resto a disposizione. Se il video ti è piaciuto, lascia un like e non dimenticare di iscriverti al canale. Noi ci vediamo al prossimo video e grazie per l'attenzione.